o Fellini, probabilmente si parlava di donne. Si parlava, sai, non posso andare avanti, comunque immaginate queste cose, si parlava di donne, queste cose qua, e se volete vi dico come nasce, come è nata per esempio La nave va. La nave va è un grande film di Fellini, tutti vogliono sto Marcotte, va bene, piace nel mondo, ma La nave va è un grande film. E allora lui dice, io chiedo a lui, che cosa hai pensato in questi giorni, sono un mese magari che non parliamo, via. Sai, ho pensato ai carabinieri. Come i carabinieri? Sì, i carabinieri, una grande parata, pensa, tutti i carabinieri a cavallo, con le piume rosse, questa grande festa, sempre l'idea della festa che poi crolla. Sempre poi che crolla il mondo, sempre c'è la seconda parte. Ebbene, allora via, vengono sti cavalli, le persone, le donne, i vestiti nuovi, i veli, i cappelli, una cosa splendente. Poi cade un cavallo, cade il secondo, cade il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, cioè cadono tutti, sono tutti nella merda. Tutti cominciano a scappare, c'è questo crollo totale, cioè su questo abbiamo lavorato, hai capito? Si potrebbe anche fare, cioè lui non ha detto fino alla fine, l'invenzione di tutte le cose le abbiamo studiate, un po' costruite, un po' una leggera struttura, cioè una cosa di due pagine, dopo la cosa deve prendere un profumo diverso, bisogna vedere chi arriva là, se c'è una donna che ha un cavaliere che cade e che va nella merda, che non è niente. Cioè, questo, cioè che si va a sporcare anche un sentimento, questo è un altro problema. Questo hai capito? Era una cosa abbastanza magica. E tu? Ma io seguo i funerali. Come i funerali? Ah, mi piacciono. Non so se era morto Stalin da poco, da un mese o due, sai, il funerale di Stalin a Mosca, una cosa di una bellezza incredibile. Pensate, le strade piene di gente che impedivano quelli che abitavano nei quartieri, di poter scendere. Quindi urlavano pane alle finestre, perché non potevano uscire, quindi era un disastro, e se sono stati feriti, gente trasportati per aria, volevano come una cosa di una grandiosità incredibile. Il funerale, per esempio, di Nasser, altra cosa incredibile. E sai, poeticamente, molto bello il funerale di Fellini, Valentino, che era, sai, Valentino, c'era tutta la gente che seguiva il funerale, e hanno rotto tutte le giacche, perché quelli più piccoli per guardare tiravano le giacche di quelli più alti, e quindi tutte le maniche erano cadute a terra, quindi c'era poi questo spiazzo pieno di maniche, di cosa, con la gente che andava a cercare la propria maniche. Tu pensa che da una cosa così commovente, da questo momento, e poi andiamo a finire, questa è la mia, no, questa è la manica mia. No, questa è chiusa, vi faccio vedere, porto la giacca, che hai con le giacche, una cosa infernale, poteva essere. Poi, veramente, è una cosa poetica, e dice, la Callas, hai letto della Callas? No. Come? La Callas ha fatto gettare le ceneri davanti alle isole greche, perché è greca. Ah, pensate a una nave con tutti i fan di questa grande cantante, hai capito? E che fanno questo viaggio per gettare poi la cena in Adriatico. E abbiamo sentito questo tema, del funerale. Questo non significa niente se io ho detto, inventato io la storia con una... Niente, perché ragazzi, l'autore di un film è sempre il regista, qui non piove, non ci piove.